mattina del 24 aprile del 2013, qui è avvenuta la più grande ecatombe in epoca moderna relativa al crollo di un palazzo privato. Siamo al Rana Plaza, luogo dove persero la vita 1138 persone, 2515 feriti, perché qui lavoravano più di 3600 persone, più della metà erano donne. Che cosa facevano queste persone? Lavoravano nell'industria del tessile. Qui si facevano magliette, camicie, calzoni, delle realtà più blasonate al mondo. Un altro paio di maniche è una mostra dedicata al tema della moda responsabile in corso al Museo Popoli e Culture del Pime di Milano fino all'8 giugno. L'industria della moda è una tra le più inquinanti e meno rispettose dei diritti umani. Si tratta di un sistema complesso dalle molte implicazioni e spesso di fronte a questo tema ci si sente sopraffatti e ci si sente anche molto impotenti. Con questa mostra noi abbiamo cercato e vogliamo fornire degli strumenti ai visitatori e alle visitatrici per avviare una riflessione in questo ambito e per acquisire nuove consapevolezze. Lo facciamo a partire da una riflessione su di sé e sulle proprie abitudini in campo di moda e quindi di acquisti. Forniamo dei dati, diciamo quelli più cruciali rispetto al sistema del fast fashion, e cerchiamo di dare dei consigli su come poter avviare un cambiamento, su come poter agire in modo diverso. Tra le varie cose che si possono fare e che suggeriamo all'interno di questa mostra c'è quello di prendersi cura dei propri abiti e di tutto quello che noi abbiamo, di non comprare compulsivamente, ma magari se si rompe qualcosa di ricucirlo, di mettere una toppa, di intervenire in modo creativo. E questo lo facciamo sia all'interno della mostra dando una serie di suggerimenti, di suggestioni, ma anche attraverso le proposte che noi facciamo, per cui è possibile partecipare a visite guidate, ma anche ad alcuni laboratori sia per bambini che per adulti, che vanno proprio nell'ottica di un riuso creativo, di un riutilizzo, una riparazione creativa dei nostri capi di abbigliamento, per rendere dei pezzi unici che hanno una storia e che quindi possiamo portare con più orgoglio, con più fierezza. Da soli sappiamo si può fare poco, ma insieme possiamo fare tutti una grande differenza.